L'incomodo è offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital. L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccolo, è lui, un uomo per tutte le stagioni. Buongiorno Vittorio Sgarbi. Stagioni qua. Sì. Buongiorno. Sono la vostra vittima. No, lei è il nostro Tommaso Moro. E qua... Ecco, sì. ecco. È quello che volevo essere. Cercavo da un pezzo di essere Tommaso Moro. Eccoci qua. Dunque, i tunisini... La fotografia è la mia vita, sì. È vero, è vero. Sì. Dunque, i tunisini se ne sono andati tutti, e da casa mia e da casa di Teodoro Buontempo, perché le regioni hanno aperto la... Ecco. Sì. Sono all'inaugurazione di Vinitaly con il presidente della regione Zaia, che meraviglia, della provincia di Vicenza, il romano che è appena partito, sì, l'assessore al bilancio, come si chiama? Martino, che è uno dei pezzi migliori al lavoro. Sì. Molto interessante, non me ne frega niente dei vostri emigrati. Beh, ma è ovvio che sì. E poi sono emigrati o sono immigrati? E sono emigrati e sono immigrati. Sì, è vero. La che ha delle belle tette ha detto che sono clandestini, tette originali, sì, purissime, tette venete. Quindi nel Veneto, sì, vince la regola, sì, fuori di ball. Fuori di ball, soprattutto. Fuori di ball. Soprattutto. Lui, un tempo, dice, un tempo è un nome augurale. Quindi, sì. Però adesso, sì, non sono più emigrati, no, sono immigrati. Ma certo. Anzi, erano immigrati e sono immigrati. Come andate? Cioè, dove li avete messi? Allora, ci hanno lasciato perché chiaramente hanno detto andiamo tutti in Veneto, andiamo tutti al Vinitaly, dalla signora con le tette naturali. Uno mi ha detto proprio così, mi ha detto. Sì, vuol venire. Tette, la signora. Sì, questo ha detto. Vuol venire lì, se questo clandestino vuol venire da te. Sì. Che fa? Uno l'ospita. Uno lo prende, allora va bene, allora uno va bene, va bene. Ma ho messo uno anche in Veneto, adesso chiedo anche a Zaia quanti ne vuole mettere. Senta un po' Zaia. Sì. Sto facendo un'intervista, non rompete i coglioni. Ecco, appunto. Ecco. Dai. Allora, dove siamo? Ecco, siamo al Vinitaly. Siamo al Vinitaly. No, io sono al Vinitaly. Queste, se uno pure col tatuaggio, lì, col piercing. Sì. Sto finendo l'intervista. Sì, sto sì. Finendo, sto cominciando. Mi dovete spiegare, sì, qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è la caduta di Geronzi, le crepe che si aprono. Ma Geronzi è caduto, ma... No, aspetti, nel contesto della politica economia italiana, insomma, questi della valle, questi Montezemolo. Ah, Montezemolo. Dai, su. Montezemolo, guardi, purtroppo c'è un problema, che io non lo conosco. Ah, ho capito. Perché ho dimenticato, adesso che fate stare, io l'altro giorno vedevi delle cose, però l'ho confuso con un altro. Ho capito. Che è il produttore di vini Cordero di Montezemolo. Sì. Che è un produttore di vini straordinario, qui a Vinitaly c'è lo stand, se vuole vi parlo di quello. No. Sta alla Morra. Quindi quando mi avete chiesto di Montezemolo, io pensavo a quello. Sì. Quindi posso dire molto di quello. Invece quello che dice lei chi è? È Luca Cordero di Montezemolo. Luca, sì, Luca, sì, Luca. Sì, sì, sì. Era il fidanzato della Fenex. È bravo, è lui, bravo. Era. Sì, sì. Certo, stiamo con loro per un attimo. Fidanzato della Fenex, sì, che conosco bene. A voglia, se... Fenex, intendo. No, ovvio, l'avevo capito. Ma fra l'altro lui è proprio in connubio con Della Valle, che a Silvione sembra che gli stiano facendo la festa, insomma. A chi la fanno la festa? A Silvio nostro. No, sono grandi amici. Guardi, io ho visto una serata del Bunga Bunga. Bravo. Della Valle con Luca di Montezemolo. Sì. Che erano lì. Franchissime a Emilio Fede, sì, e a quell'altro, come si chiama? Lele Mora. Sì. Mora, perché anche prima c'era una, abbiamo detto, ma cos'era il Mora di cui abbiamo parlato prima? Sì. Abbiamo detto Mora, perché abbiamo detto Mora? Mora l'abbiamo detto adesso nel casino totale che c'è lì al Vinitaly fra questa splendida donna con tette naturali. Mora, no, però abbiamo detto Mora, perché abbiamo usato la parola Mora prima. Sì, Mora, sì. All'inizio della conversazione parliamo di una Mora. Sì, e chi era? Era la Fenex, Sgarbi, era la fidanzata. No. Allora io mi sono perso insieme a lei. Guardi, dobbiamo riprendere la registrazione perché c'è un passaggio in cui si dice Mora. Sì. E io dico sì Mora.
Allora bisogna che la si riprenda per capire dove andremo a finire. Comunque la radio Yes, volete parlare con il presidente? Ma... è una radio fondamentale di Valdobbiadene. Sì, benissimo. Benissimo. Vi passo il ministro Zaia. No. Grazie, ecco, ci passi il ministro Zaia, grazie. Non vuole parlare, a me non me ne frega niente di questo Yes. Ma non solo, ma manco dei clandestini gliene frega però niente, ma... gli dica che neanche dei clandestini gliene frega niente a Zaia, però adesso li deve ricevere perché è una decisione governativa, no? Sì, arrivano nel Veneto i clandestini? Quando arrivano? Ma che lo sta chiedendo, a Zaia o a me? Zaia, ma non risponde, è evasivo. È molto evasivo. Senta, ma secondo lei, che coglie sempre delle somiglianze meravigliose, Zaia c'ha un po' della compianta Lina Volonghi con questi capelli che vanno verso l'indietro, cioè questo viso lungo, è possibile, Sgarbi? Zaia ricorda un po' Lina Volonghi. È vero che lo ricorda, è vero. Ma chi sei? Pronto? Sì, buongiorno. Ministro, buongiorno, sono un giornalista di Radio Yes, una radio romana. E intanto la ringrazio. Ma che cazzo, ma è vero che esiste? Ma certo che è vero, ma come, vedi. Siamo qua a parlarne con lei, voglio dire. Senta, guardi che siamo in diretta, ministro. Ah, bene, bene, un saluto a tutti allora. Perché siamo... Sì. Venite nella più bella regione d'Italia che è il Veneto. Esatto. Non ascoltate tutto quello che dice Sgarbi perché la ragione ce l'ho io. Bravo, ma io se vengo... Si chiama Mona. Mona, senta ministro, io se vengo mi porto 10... Ma io non sono più ministro, no, non faccio presidente della regione. Diciamo presidente della regione, ma per me è sempre ministro, una volta che lei lo è stato, lo è sempre. Volevo dire, se mi porto 10 tunisini, perché ce l'ho dentro casa, che me l'ha messi Sgarbi dentro casa, se me li porto su, mi accoglie lei, Zaia? Tunisini? Sì, tunisini, sì. No, guardi, noi applichiamo la legge, diamo... i permessi temporanei a quelli che sono passano tutte le verifiche, le radiografie, i delinquenti. Ho capito. Per coloro che scappano dalla persecuzione. Questo è un argomento serio, è bene ricordare che la solidarietà va solo a queste persone. I tunisini che se ne vengono dalla Tunisia obiettivamente non hanno problemi perché non scappano da guerre civili, non scappano dalla fame, prova ne sia che ci arrivano tutti i ragazzi dei 25 ai 35 anni. Ecco, allora, questa è una notizia che ci sta dando da presidente della Regione Veneta, praticamente non problemi per coloro i quali in ordine con la giustizia e persone per bene verranno accolti in Veneto, giusto? Questo è? Assolutamente. Ecco. Abbiamo avuto 25.800 sbarchi, dei quali 2.300 sono profughi, e il resto sono persone la cui posizione va vagliata dal Ministero dell'Interno. Siamo assolutamente a fianco al Ministro Maroni. Bene, molto bene. Questa è una notizia detta da lei, Presidente della Regione Veneto, che era insomma fra le regioni più in discussione, no? Nei giorni scorsi. No, invece... guardi, noi confermiamo che vogliamo assolutamente mantenere l'applicazione della legge, che prevede che il clandestino, con precedenti in particolar modo, se ne deve andare a casa. Sì. Invece tutti gli altri che hanno ovviamente motivi di asilo politico in base alla Convenzione di Ginevra del 51 troveranno in Veneto quella solidarietà che solo il Veneto sa esprimere. Certamente, questa è una bella cosa, una bella notizia, e noi la ringraziamo di questo. Buongiorno, buon lavoro a tutti, un saluto agli ascoltatori. Grazie. L'incomodo è stato offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital.